Ben arrivati in questo penultimo appuntamento per questo ciclo di Danzare con la Tempesta. Oggi sono molto grato di questo incontro perché l'intervento appartiene a Stefano Cattinelli, un veterinario con un approccio molto particolare, integrato, che ha un percorso assai interessante. Lui è esperto di dinamica emozionale uomo-animale e di veterinaria sistemica familiare. Nel 2009 ha creato il percorso di dinamica emozionale uomo-animale-uomo, che nel 2014 ha preso la sua forma definitiva all'interno dell'associazione culturale Impronte con l'Anima, fondata insieme a Paola Fulgini e Alessandro Ragazzon. Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.improntecollanima.it. Inoltre, Stefano Cattinelli si occupa della nuova medicina germanica di Hammer e di biopsicogenealogia secondo Aties, autore di diversi libri, tra cui Amici fino in fondo, pubblicato da Terra Nuova Edizioni, Tenersi per zampa fino alla fine, in cui è coautore con Daniela Muggia, pubblicato per Amrita Edizioni. E poi abbiamo ancora che cosa mi vuoi dire? Scopri il linguaggio delle emozioni che i tuoi amici a quattro zampe usano per relazionarsi con te, relazionarti con te. Qua la zampa pubblica e Qua la zampa pubblicato da Macro Edizioni. Fondatore infine della veterinaria sistemica familiare. Se desiderate cercare ulteriori informazioni su di lui, potete andare sul sito www.stefanocattinelli.it. Bene, Stefano, so che hai pubblicato anche altri libri, sono onorato anche di vederti finalmente perché abbiamo collaborato insieme a quel corso che pubblicato per Amrita sugli animali e sui nostri amici a quattro zampe, e ti auguro un buon intervento, lo benediciamo come tutti gli altri, affinché sia di beneficio per tutti gli esseri del creato, per la terra e per tutte le nostre relazioni. Benvenuto e buon intervento. Spengo il video temporaneamente, no, non lo spengo, lo metto di lato, così mi vedi e Sì, volentieri. Ok. Senti, allora, quando mi hai contattato, in realtà io ero un po', diciamo, imbarazzato, no? Nel senso che è un momento molto complesso per tutti, molto difficile per tutti. Io mi sento in questo senso un po' un privilegiato perché vivo in un ambiente abbastanza isolato, quindi al di là, diciamo, del fatto che non riesco a lavorare. Però la mia quotidianità non è cambiata tanto. No? Allora immaginavo che, non so, dovessi dare dei consigli su come muoversi nella relazione con i propri animali, in questo periodo. No? E quando mi hai contattato in tutti questi giorni, ci ho pensato, in realtà non è, siccome non è un'esperienza che sto facendo, io pensavo invece che aveva più senso fare delle riflessioni un po' generali, che poi sono quelle che secondo me sono anche più interessanti, perché dopo nella quotidianità ormai io penso che chiunque di noi abbia trovato delle piccole o grandi strategie all'interno, diciamo, di una dimensione un po' di sopravvivenza che siamo costretti a vivere tutti quanti, no? Quindi tantissime sono le informazioni ovviamente che ci arrivano e che ci bombardano attraverso Facebook, ognuno ha la sua versione. C'è stato un articolo molto interessante che non conoscevo, di un professor Benasso, alla fine che io condivido molto, dove praticamente secondo me quello che sta capitando è veramente una lotta a livello di percezione. C'è una, diciamo, percezione che vuole essere dominante, che è dominante e che vuole fare diciamo, essere l'unica proposta dominante come modo nel quale noi percepiamo la realtà, e una nuova livello di percezione che già da parecchi anni sta nascendo,
ma che sempre di più si sta facendo strada. E quindi da una parte noi vediamo che siamo obbligati a stare a casa perché c'è un virus che gira. E questa è una percezione in realtà molto stretta, perché siamo tutti focalizzati, non tutti, però ci chiedono di focalizzare la nostra attenzione nei confronti di questo virus, dove gira, cosa fa, come passa dalle persone alle persone, nelle città, quello che crea. E questa, e ovviamente chi propone questo tipo di percezione propone anche le soluzioni, ed è la scienza. La scienza è quella che dice cosa dobbiamo guardare, a cosa dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, quali sono le cose importanti. E di conseguenza, ovviamente, la scienza ci proporrà delle soluzioni che stanno già nascendo sempre di più, che saranno i vaccini. I vaccini ovviamente saranno uguali per tutti, no? Allora, questo tipo di percezione, che è una percezione molto, diciamo, puntiforme, in un certo senso, no? Quindi di focalizzare la nostra attenzione nei confronti del virus. E poi, massificante, trovare la soluzione che vada bene per tutti. Questo è un tipo di percezione tipica della scienza. Però noi sappiamo, per esperienza, e ad esempio chi ha fatto esperienza di costellazioni, sistemi cofamiliari o altri tipi di esperienze, sappiamo che si sta andando verso un tipo di percezione che è esattamente l'opposto, che è una percezione sistemica, dove io non posso prendere in considerazione soltanto un dettaglio per riuscire a capire il sistema. Infatti in questo articolo, giustamente, questo professore metteva in evidenza come ci sono delle persone che sono positive e che sono asintomatiche e che quindi sono in qualche modo, contengono, no, la potenzialità della malattia, ma non la manifestano. E all'interno di un sistema che è l'umanità, queste persone, secondo me, sarebbero le risorse più interessanti da studiare, perché sono le persone che spontaneamente riescono a convivere e a trovare delle risorse interiori, dire, a non essere ammalate dal virus, quindi a non morire. Però no, nel senso che la scienza a queste persone non gli interessa. Allora, qui noi vediamo che si parla di percezione, quindi portare l'umanità a vedere delle cose, dei dettagli, per perdere il senso dell'insieme e contemporaneamente, dall'altra parte, sta nascendo appunto questa nuova percezione che è la percezione invece sistemica. Allora, facciamo questo ragionamento generale, lo applichiamo ai nostri animali, ovviamente. No, io mi occupo di questo, diciamo che sono veterinario, quindi storicamente dentro di me c'è la percezione che la scienza mi ha in qualche modo inculcato o insegnato ad avere. Quindi dentro di me c'è il dettaglio del virus. Però in tutti questi anni io mi sono sempre trovato molto stretto dentro questa percezione, proprio come percezione unica soprattutto, no? Che poi è anche un po' quello che la scienza vuol fare, no? Vuol fare da padrona, diciamo, in questo senso, di livello di percezione, no? Dire ok, questa è l'unica percezione possibile. Allora, diciamo, subito dopo l'università io ho iniziato a studiare omeopatia, ho fatto 3 anni di omeopatia veterinaria e cosa ho trovato fondamentalmente, al di là di avere delle risorse terapeutiche incredibilmente maggiori rispetto all'insegnamento universitario. Però io ho trovato un approccio che fondamentalmente allargava la percezione di me come terapeuta. Mi chiedeva di spostare il punto focale, quindi non più rivolto nei confronti del virus piccolo, non più nei confronti della diagnosi come un nome e cognome della malattia, ma mi chiedeva di rivolgermi al paziente.
quindi di focalizzare la mia attenzione e quindi la mia percezione nei confronti di quello che era la cosa più importante, perché era il paziente che si stava ammalando o che aveva una malattia. Sembra, diciamo, una cosa abbastanza scontata da dire, però interiormente questo significa un cambio radicale, perché un conto è che questo venga rimanga come un concetto, e su questo possiamo essere tutti d'accordo, che è vero, che è importante il paziente, e un conto invece è formarsi interiormente per poter stabilmente per vivere questo tipo di percezione, dove in realtà il virus rimane un po' sempre più perfetto. Sì, sì, va bene, c'è questo virus, però alla fine il terreno. Perché questa persona non si è ammalata? Perché questa persona è positiva al coronavirus eppure sta bene, eppure non ha sintomi? Allora lui è importante, lui ha le risorse, quel terreno è in grado di reagire. E come mai quel terreno è in grado di reagire così bene? Per questo motivo. Allora è lì tutta l'indagine che io posso portare. E lì sono tutti i miei sforzi, che hanno senso. Perché così voglio che tutte le altre persone vivano come questa persona. Allora non c'è bisogno di chiudere mezzo mondo, perché a partire dalla mia attenzione nei confronti di questo paziente lo valorizzo e cerco di far sì che tutti siano come questo paziente, che è in grado di reagire. Quindi sposta la percezione contemporaneamente, sposta un mondo interi, non è soltanto un concetto intellettuale, è proprio uno spostamento di conseguenza adesso, nel momento in cui noi viviamo, ovviamente di interessi economici, economie intere, di mondi che si muovono, ma fondamentalmente di libertà, perché un conto è rimanere ancorati a una percezione molto piccola che io fra l'altro non posso neanche vedere, perché delego a qualcuno che decide se il virus esiste, non esiste, se è di un tipo, ha un nome, è virulento, non è virulento, cioè tutta una cosa che in qualche modo io mi affido a persone esterne, oppure porto interiormente tutte le forze e cerco di trasformare la mia percezione da quella che è la base di partenza, dalla quale tutti noi siamo immersi, dentro una percezione di tipo sistema. Questo è anche un movimento che noi viviamo adesso, in particolar modo adesso, nella relazione con i nostri animali, ed è anche un movimento collettivo, perché tutti noi siamo chiusi in casa, molti, moltissimi, la maggior parte di noi lo è chiusi in casa, quindi con un movimento interiore, non sono più verso l'esterno, ma sono verso l'interno, quindi dentro me stesso. E questo movimento ha una potenza enorme, perché è un movimento collettivo, che riguarda non soltanto l'Italia, non soltanto l'Europa, ma riguarda l'intero mondo. Quindi vuol dire che c'ha un suo senso di esistere, ovviamente, questo movimento. E questo movimento ovviamente porta a me. Inizio a riflettere interiormente su di me. Non posso più avere, utilizzare l'energia per fare delle cose esterne. Non posso più correre perché non so dove correre, non ho più 1000 impegni, quindi il tempo si ferma, no? Quello che mi ha colpito, nonostante appunto io abbia la fortuna di vivere in una dimensione abbastanza isolata, è che comunque si sente proprio nell'aria questa, come che si fosse tutto fermato, no? È cambiata proprio la frequenza collettiva dell'intero pianeta. Non è un caso che poi anche gli animali riescono a recuperare degli spazi che prima erano occupati dall'uomo, proprio perché in qualche modo c'è la natura che rientra dentro, no? Una dimensione, sono movimenti, come posso dire, evolutivi in questo senso, molto potenti, molto forti. E quindi gli animali si riappropriano di questi spazi esterni nel momento in cui io inizio a riappropriarmi dei miei mondi interni. Sono dimensioni collegate, no? E quindi quando ho fatto questa esperienza con
percorso di omeopatia, veramente ero molto contento di potermi portare a casa degli strumenti terapeutici così importanti, però mi sono innamorato completamente della possibilità di cambiare la percezione, cioè che l'uomo ha, che ogni individuo ha la possibilità di trasformare il modo in cui vede le cose. Non è facilissimo, devo dire la verità, ognuno dopo ha i suoi percorsi, ognuno ha la sua, come possiamo dire, background culturale. Io, fra l'altro, vengo fuori da un papà che è medico, quindi scientifico, quindi molto razionale. Io stesso ho fatto una disciplina scientifica, quindi molto razionale, molto strutturata. E quindi ho fatto non poca fatica a destrutturare la percezione che mi avevano inculcato fino a 25 anni, perché è una percezione che lascia un segno, indelebile in questo senso, no? In senso anche positivo, perché sviluppare un tipo di percezione sistemica non vuol dire rinnegare la percezione dalla quale noi partiamo, che in certe situazioni ovviamente rimane molto utile, però viene arricchito, no? L'individuo viene arricchito da questa doppia possibilità di contenere dentro di sé, al bisogno, quando serve, una percezione molto stretta, molto puntiforme, ma contemporaneamente una percezione molto allargata. E allora noi abbiamo i nostri animali che vivono con noi e che noi vediamo ogni giorno, che noi non solo vediamo, ma viviamo con loro ogni giorno. Se noi immaginiamo che sono tantissime le persone che si svegliano la mattina, aprono gli occhi e la prima cosa che incontrano sono gli occhi dei loro animali. E quando chiudono gli occhi la sera, gli ultimi occhi che incontrano sono gli occhi del loro animale, il loro animale o dei loro animali. Questo vuol dire che l'animale è una parte, come posso dire, è una parte profondissima della nostra esistenza e ci accompagna per tantissimi anni, una media ovviamente di 2 settenni, 14 anni, mettiamo così, fra cani, gatti, cani di taglia piccola, cani di taglia grande con varie problematiche, gatti che vivono di più, di meno. Una media statistica di questi due animali sono 2 settenni, 2 cicli esistenziali. L'antroposofia in qualche modo scandisce, no, la biografia umana in base ai settenni. Ogni 7 anni, in qualche modo, le forze spirituali presenti dentro la biografia umana chiedono di fare nuovi passaggi. E quindi gli animali entrano dentro la nostra vita e ci accompagnano. Ed è molto bello quello che sta accadendo in questo periodo, perché loro vivono con noi anche questi momenti, in tutti i momenti di difficoltà, i momenti di gioia, di felicità, ma anche i momenti di difficoltà come questo. E è incredibile a dirsi, ma in questo momento storico, come non mai, noi ci rendiamo conto che loro sono delle risorse molto importanti. Un mio amico mi ha raccontato appunto che andava fuori col suo cane e dalla finestra veniva visto male, vedeva che tutte le persone lo guardavano con invidia, perché aveva il cane, aveva la possibilità di farsi una passeggiata, mentre loro non avevano il cane e quindi erano costretti a rimanere in casa. E quindi è una risorsa fondamentale. Ed è questo il punto focale della dimensione di relazione spirituale, perché l'animale è una risorsa di libertà, come in questo preciso momento noi lo vediamo manifestarsi proprio nella concretezza. L'animale mi permette di uscire, di fare quello che gli altri che non vivono come un animale non possono fare. Contemporaneamente mi permette di riappropriarmi di un pezzettino, anche minimo, della mia libertà. Con lui riesco a respirare, riesco a fare 4 passi in più, riesco a avere
entrare in contatto con quel minimo di libertà che ci è permessa in questo momento, che diventa molto importante. E quindi gli animali, tutti gli animali, ovviamente questo riguarda i cani, coi gatti ovviamente questa dimensione non si può fare, no? Perché sono archetipi molto diversi, ovviamente, no? Non parliamo, come dire, del cane e del gatto, che sono solo diversi fisicamente, ma proprio spiritualmente incarnano forze molto diverse come dimensione. E quindi è chiaro che la dimensione, diciamo, più canina, l'archetipo canino che si manifesta nelle forze maschile, porta fuori. E quindi in questo momento in cui ho bisogno di questa specifica esperienza di libertà che mi fa in qualche modo assaporare concretamente la possibilità di riuscire a esistere, a mettere a godermi una passeggiata o entrare in contatto con il giardino vicino sotto casa o un albero o così, ecco che l'animale è colui che mi sta guidando, è colui che mi prende per mano e io sono obbligato a seguirlo. E questi movimenti che noi vediamo adesso in questo momento così complesso sono i movimenti spirituali che avvengono comunque in ogni situazione all'interno della nostra esistenza. Questi adesso sono movimenti manifesti. E dopo ci sono i movimenti un po' più, diciamo, nascosti, fra virgolette. Sono nascosti perché perché chiedono un diverso livello di coscienza per essere svelati in questo senso, no? Non sono nascosti perché non c'è dato di vederli, ma perché ci chiedono uno sforzo maggiore proprio per accedere a un nuovo livello di percezione della realtà. E i movimenti si manifestano attraverso nel momento in cui gli animali mettono in luce certe situazioni che mi chiamano dentro, che sono i loro problemi fisici, le loro malattie o i loro problemi comportamentali. Quando c'è un cane aggressivo, questo è un problema del cane, certo, è un problema del cane, però è automaticamente un mio problema, perché lui non può risolverlo da solo, questo problema, perché lui vive dentro un contesto sistemico e quindi il suo problema diventa il mio problema, e questo è un passaggio fondamentale. Nel momento in cui questo suo problema diventa il mio problema, ecco che lui mi ha tirato dentro, mi ha chiamato. Io non posso esimermi dal fare questo passaggio, però quello che è la percezione ordinaria, scientifica, no? Che ci, in qualche modo ci ha impostato di vedere le cose, io lo porto dal veterinario o da un comportamentalista, o fino a poco tempo fa, adesso le cose sono molto cambiate, però da un addestratore, esistono ancora nella dimensione, e lui aggiusta la macchina che si è rotta. E dico a lui di aggiustare il suo problema. Ma come? Cioè, quindi in questo senso mi separo dall'animale. Cioè il suo problema non è più il mio problema. Il mio problema è solo trovare il professionista giusto che risolva il problema della macchina. E questo è un tipo di percezione che è quella che sta creando tutti questi casini, dove noi in qualche modo aspettiamo che qualcuno li risolva, che trovi un vaccino. Una dimensione diciamo allucinante, ma davvero come allucinazione, io l'ho percepita quando c'è stata Ilaria Capua, no? Che è una veterinaria infettivologa, che ha accennato che in qualche modo ci sono stati dei casi positivi nei gatti di coronavirus, che però in realtà li avevano presi dalla persona, e quindi però che comunque c'erano stati. Il professor Burioni, famoso, no? Che ormai è un po' come il prezzemolo, ha fatto il commento: beh, è fantastico, così possiamo sperimentare sui gatti la possibilità di fare un vaccino per l'uomo. Ecco, questo tipo di percezione, questo tipo di mondo è un mondo che deve essere superato.
che chiede di essere superato, non è che deve, non è un dovere, è proprio una necessità evolutiva dal punto di vista della percezione. Io non posso immaginare che sempre e costantemente il modello che utilizza gli animali specificatamente per creare dei farmaci che dopo vadano bene all'uomo e passano attraverso una sofferenza inaudita degli animali. È un modello vecchio. Ok, ha funzionato, ha avuto senso fino a un certo punto, la scienza ha dovuto fare passaggi su passaggi, per carità, però in questo momento evolutivo, dove ci viene chiesto di fare un passaggio, veramente queste situazioni appartengono a una dimensione vecchia. E quindi si vede che è un modello che fa acqua da tutte le parti. E di conseguenza non potrà essere il modello che porterà la soluzione, perché è questo stesso modello che ha creato i problemi. E di conseguenza l'esperienza che ci viene chiesta è proprio quello di andare verso un nuovo mondo, e questo nuovo mondo è verso una nuova percezione, banalmente un nuovo modo di vedere il mio animale. E lo vedo tutti i giorni, ce l'ho a fianco a me dentro la mia esistenza, dentro la mia vita. E lui mi offre la possibilità di sviluppare un nuovo livello di percezione. Quindi, quando lui ha un problema, in maniera automatica io sono portato a immaginare che lui abbia un problema. E siccome siamo tutti immersi dentro questa percezione, questo automatismo appartiene al vecchio. Questo è proprio l'esperienza di percezione dalla quale noi cerchiamo di uscire. Quindi nel momento in cui io immagino e penso che lui ha un problema e che questo problema devo trovare qualcuno che lo risolva, e quindi io mi escludo dall'esperienza, faccio un gesto di separazione, lo sto allontanando. Questo è il vecchio. È il modello vecchio che chiede di essere trasformato nel gesto opposto, che è quello della integrazione. Quindi non più della separazione, ma dell'inclusione. Allora la domanda è, ok, lui c'ha un problema, ma non è che questo problema può avere a che fare con me, col momento in cui sto vivendo. Cosa mi sta mostrando che riguarda me? Quali sono le forze di guarigione che io posso portare a lui? Perché lui sta dedicando la sua esistenza a me, non al veterinario, non al primario, non al dermatologo, ma mi sta facendo vedere qualcosa che io posso trasformare in qualche modo. Quindi mi chiede di portare delle forze specifiche. Un passaggio che noi abbiamo vissuto in maniera veramente importante nel 2016, quando con un mio carissimo amico e collega Pietro Venezia, che lui, anche lui omeopata, e lui si occupa di permacultura, quindi della dimensione animale nel contesto rurale, agricolo. Lui ha lavorato per tantissimi anni con Veterinari Senza Frontiere in giro per il mondo. Lavorano tutt'oggi, prima che chiudessero la frontiera, come in un videogame, era in Senegal per 3 settimane ed è riuscito, attraverso tutte le varie confini che si chiudevano, treni che non partivano, aerei che non volavano, a infilarsi e tornare a casa. Con lui abbiamo fondato un'esperienza che è Armonia Animale, è un'associazione, è anche un progetto, è molto, diciamo, anche complesso, se vogliamo. E questo progetto è nato nel 2016 in concomitanza con quella trasmissione di Report della Milena Gabanelli, dove la Sabrina Giannini, la giornalista che si occupava, che adesso fa Indovina chi viene a cena, ci ha contattato e ci ha chiesto informazione sul discorso delle crocchette,
sull'alimentazione industriale per gli animali. Ed è stato un servizio, il primo in Italia, che ha fatto proprio uno spartiacque, no? Quindi noi abbiamo partecipato attivamente a questo movimento di trasformazione, che per noi è stato veramente molto importante. E lì, a un certo punto, cosa è successo? È che milioni di persone hanno guardato questa trasmissione e hanno spostato lo sguardo nella ciotola degli animali e si sono accorti che stavano dando una cosa che non avevano mai pensato. Cioè lì non c'erano idee, non c'era nessuno. C'era un'industria alimentare, una scatoletta X, una crocchetta X, che magari cambiava il nome, poteva essere naturale, però io come singolo individuo che vive con un animale, io lì non c'era e non ci sono mai stato in tutti questi anni. E quindi a un certo punto le persone hanno detto: wow, ma allora cosa sto dando da mangiare al mio animale? E quindi hanno iniziato a guardare le crocchette e hanno iniziato a portare dentro quella ciotolina le forze dell'io, le forze dell'individuo. Ognuno singolarmente ha iniziato a farsi delle domande rispetto al suo animale, cosa gli stava dando da mangiare e cosa gli aveva dato fino adesso e qual è e come un animale, un cane, un gatto dovrebbe mangiare in teoria. Dopo la pratica, ovviamente nel momento in cui scende, deve fare i conti con la logistica, compromessi, per carità, però sono nate delle idee che prima non esistevano nel collettivo. E le cose sono cambiate in maniera incredibile, no? Noi abbiamo con la collana Quara Zampa di Macro Edizioni, dove io e Pietro siamo tuttora dei direttori scientifici, abbiamo pubblicato proprio in quel periodo lì dei libri sull'alimentazione naturale, no? Sulla BARF, quindi un tipo, no, di alimentazione, senza immaginare che ci sia un'alimentazione che va bene per tutti, però comunque abbiamo cercato di far sì che le persone in qualche modo rivolgessero le attenzioni dentro la ciotola e non avevano mai pensato. Questo passaggio è un passaggio che adesso più che mai risulta fondamentale, perché abbiamo tempo da dedicare ai nostri animali. E abbiamo tempo anche di imparare eventualmente attraverso i libri o attraverso la consultazione con altri colleghi di fargli da mangiare, di cercare di iniziare a ragionare, di portare dei pensieri individuali dentro la ciotola. A partire, e questo è tutto il percorso che stiamo facendo anche con Pietro, no? Venezia, con questo carissimo amico e collega, immaginando anche una filiera. Noi come veterinari non pensiamo, noi di Armonie Animali, non, veramente siamo convinti che non esistono degli animali di serie A e degli animali di serie B. Cioè, la dimensione animale è una dimensione animale che è parte integrante dell'esperienza della terra. E quindi non è che un cane vale di più di un pollo. Però il cane mangia il pollo perché è un carnivoro. E quindi in che modo io mi relaziono con questo pollo? Sono tutti ragionamenti che non sono mai esistiti prima all'interno della relazione con il proprio animale. Sono nati nel momento in cui ognuno di noi, da 10, 12, 15 anni fa, c'è stato un passaggio veramente importante a livello di coscienza e quindi molti di noi hanno scelto di diventare vegetariani piuttosto che vegani, però sono scelte interiori che riguardano me con me nella relazione con gli animali. Ma poi in casa io mi trovo un carnivoro, in casa mi trovo un cane e un gatto, che come denti sono carnivori, come metabolismo sono carnivori, come lunghezza dell'intestino sono carnivori e quindi devono in qualche modo entrare in contatto con... E quindi nuovi ragionamenti. Noi non abbiamo le soluzioni, perché sono ognuno... esistono
come dire, viviamo in un momento storico dove i salti di percezione o la conquista di un nuovo livello di percezione non è collettiva, appartiene al collettivo ma è individuale. Quindi ognuno trova le sue soluzioni, ognuno porta nuovi ragionamenti e cerca di trovare nuove idee rispetto a quello che fa, rispetto ai gesti. Però una cosa è vera, e quello ci siamo accorti in maniera veramente importante, è che in tutti gli animali, ma questa è una cosa incredibile, tutti gli animali che hanno vissuto questo tipo di esperienza, e l'esperienza non è trovare l'alimentazione perfetta, che sia barf, ci sono persone che esperienze anche di animali, di carnivori, perché il passaggio ovviamente è cane e gatto sono carnivori, però la carne sono proteine, quindi io posso dare al cane e al gatto proteine e posso dargli anche proteine vegetali, quindi ci sono esperienze di cani, gatti è molto più complesso, però cani che sono vegetariani o vegani. E le conosco io, anch'io qualche cliente ce l'ho, qualcuno sta molto meglio, sta ancora meglio, altri così così hanno bisogno di qualche integrazione ogni tanto, altri invece non gli va questo passaggio, no? E quindi ognuno, anche qui, c'è, ogni cane diventa, ogni animale diventa un individuo, no? In questo senso. Però quello che, ritornando al discorso di prima, quello che ci tenevo a sottolineare è che tutti gli animali sono in qualche modo migliorati dal loro livello di benessere nel momento in cui milioni, perché veramente sono stati fatti passaggi di sicuramente migliaia, ma comunque se non addirittura di milioni di persone che hanno portato le forze dell'io, dell'individuo, dentro la natura. Ho iniziato a guardare e a ragionare su cosa dargli. E questo è un gesto di amore. Quindi io porto dentro la ciotola l'esperienza dell'amore che lui mi trasmette nel quotidiano. Io ricevo amore dal mio animale e ho una delle possibilità è quella di ritornargli questo amore, non semplicemente prendendo dallo scaffale di una qualunque supermercato, una qualunque scatoletta, anche leggendo in maniera più o meno dettagliata i contenuti o le cose, sperando di fare il meglio possibile. Benissimo, però si può fare di meglio. Cioè la preparazione della ciotola è un atto d'amore, perché io ci devo ragionare, perché ci devo essere presente e devo anche sbagliare. Quindi devo dargli degli elementi dove lui mi dice no, guarda che hai sbagliato. E quindi mi tocca raccogliere la cacca che non è più perfetta perché ho sbagliato e quindi di nuovo mi ritorna nella comunicazione con l'animale. Quindi ok, tu mi comunichi questo, quindi io a ritroso faccio dei ragionamenti, ho inserito, che ne so, questo tipo di alimento piuttosto che quell'altro e quindi ritorno di nuovo a cercare di mettere con tutto l'amore possibile una preparazione per farlo stare bene. Questo è un momento magico per far questo, è un tempo veramente incredibile per fare questo tipo di approccio, per chi ancora non l'ha fatto o non l'avesse fatto. E nasce attraverso l'informazione, quindi si apre uno spazio che prima non esisteva. E questo secondo me che è parte integrante poi anche della percezione che noi andiamo a sviluppare, no? Aprire spazi che prima non esistevano. E quando con Daniela abbiamo scritto il libro, che Tenersi per zampa fino alla fine, io già venivo, diciamo, da due precedenti esperienze di libri su questo tema. E primo appunto con Antera Nuova, ancora
nel 2006, quindi qualcosa di abbastanza lontano nel tempo. E, al di là del senso appunto di mio personale come veterinario, che non trovavo il senso che io dovessi poi ammazzare gli animali, cioè, perché alla fine questo è, stringendo, no? L'essenza è questo. Quindi un cane che magari avevo visto da cucciolo, avevo salvato da cucciolo, l'avevo visto crescere, l'avevo visto nascere, crescere, l'adolescenza, la maturità, la vecchiaia, tutto un percorso che avevamo fatto insieme, pur essendo un cliente, no? non essendo il mio cane. E dopo che io in qualche modo inietti il farmaco letale, cioè un senso, almeno per me personalmente, dopo ognuno fa la propria professione come si sente, però per me era veramente un non senso. No? Da qui nasce un po' il libro. Però fondamentalmente quello che mi sono accorto è che anche questo argomento, il tema della morte, il tema dell'accompagnamento, il tema di come affronto questo momento che è il più complesso dentro la relazione, è il più difficile dentro la relazione, anche questo era un argomento chiuso. Cioè non c'erano ragionamenti, non c'era uno spazio dentro la coscienza di ogni singolo individuo che non, dove non c'era nessuna riflessione, dove non c'era nulla. E quindi nel momento in cui sono usciti questi libri, le persone hanno iniziato a aprirsi degli spazi, a ragionare, anche banalmente sì, no, ha senso, non ha senso, io lo farei, per me lo farei, sì, ma tu non sei lui, quindi cioè, lui è un animale, non fai ragionamenti, non ha la tua cultura, cioè, non è immerso, no? Un livello di coscienza diverso, quindi non puoi applicare le stesse ragionamenti che vorresti fare per te a lui. Devi calarti, entrare dentro l'animale per abbandonare la dimensione umana, no? Perché se no non è più precisa, no? In questo senso la storia, nel senso che lui non è in grado di fare tutti i ragionamenti che facciamo noi umani. E quindi entrare nel sentire puro, no? Sentire puro quello che lui vorrebbe, come lui in natura è collegato con la dimensione della morte, della trasformazione, no? Allora si aprono spazi interessanti di riflessione. Però anche questo qui era un ragionamento chiuso, dove le persone non riuscivano a entrare. E anche questo per dare il senso profondo di quella che è la relazione che ognuno ha con i nostri animali, ci si accorge che un conto è seguire una strada di un tipo, un conto invece è fare un accompagnamento empatico, che può essere anche molto più complesso, però ognuno di noi c'è, è presente, è dentro la relazione, con tutte le sue difficoltà, per carità, ovvio, giusto, in maniera sana ci devono essere, però ci sono, è dentro una relazione d'amore, non mi separo, di nuovo una separazione, no? No, l'animale sta male, o è anziano, è vecchio, è malato, io mi separo e mi allontano da lui. Quindi gli faccio una puntura in modo che lui non soffra. Quei non confronti che poi rasentano veramente un'esperienza di superficialità, rischiano di essere veramente superficiali. No, ma come? Ma chi sta soffrendo? Io, lui, cioè... Stiamoci dentro, ragioniamoci, apriamo questo spazio, non liquidiamolo in maniera così rapida, perché è dentro un'esperienza di vita biografica. Due settenni per una persona sono due settenni, dentro un contesto sistemico, familiare, dove magari non è che è soltanto io, ma c'è anche la mia moglie, c'è anche mio figlio, mia figlia, mia mamma, che magari in qualche modo io quando non riesco a occuparmi del cane perché ho del gatto che vado a lavorare, chiedo a mia mamma che abita vicino o a mio papà di prendersi cura. Quindi l'animale è inserito in una complessità di sistema che chiede in questo senso a ognuno di noi di sviluppare
una percezione sistemica. E questa è la grande opportunità, la grande occasione, secondo me, che ci offre questo momento storico, no? Anche di vedere proprio che il modello di percezione che ci stanno offrendo fa oggettivamente acqua da tutte le parti. Fa tutte le ricerche che vuoi sulle persone che sono positive ma che non hanno i sintomi, e che è lì la risorsa. E io voglio essere come quelle persone che non si ammalano. Quello è il senso di tutta questa esperienza. Quindi non lo vuoi fare, non lo fai, non c'è problema. Però mi rendo conto che proponi un mondo che fa da tutte le parti, perché quella sarebbe la soluzione di tutti i nostri problemi. Essere come le persone che non si ammalano. Allora, ecco, ho una domanda per te. Sono 10 minuti alle 18. E... Davvero, sono andato come un treno. Sì, siete andati tutti come dei treni, arrivate sempre agli ultimi minuti che alcuni mi chiedono, mi dicono all'inizio battimi e poi alla fine vanno avanti fino alla fine così. Ascolta, io ho una domanda a questo punto, visto che si tratta di un cambiamento di percezione, di una nuova modalità di relazione con se stessi, con l'animale, con una non delega, una presa di coscienza e di responsabilità del proprio spazio, della propria posizione all'interno della relazione con l'animale. Visto che ci troviamo in uno stato di isolamento e che abbiamo un consiglio da dare in questi termini pratico per chi possiede un animale? Ma allora, pratico è osservarlo. Secondo me, osservarlo con occhi nuovi. Questo secondo me. Perché dopo io ho visto anche che ci sono certi, a parte che ormai diciamo la quarantena dura da parecchio tempo, e quindi sono convinto che ognuno di noi, di voi, che sta vivendo con un animale in questo lungo periodo abbia necessariamente trovato le risorse giuste per gestire in qualche modo questa situazione nella relazione. Quindi io su questi consigli pratici non saprei veramente cosa dare. Io penso che invece sia molto più importante imparare ad osservare l'animale con occhi diversi. Questo secondo me è, e per chi non l'ha fatto, iniziare a spostarsi verso un'alimentazione casalinga. Questo si entra nella pratica. Okay. E quindi iniziare a fare dei ragionamenti su questo, piuttosto che, anche perché c'è il tempo per sperimentare passo dopo passo, vedere, cambiare insieme, perché quello diventa uno spazio di relazione, è, per chi ce l'ha già lo è, per chi ancora non ce l'ha diventa uno spazio di relazione molto importante, come benessere che io porto all'animale. Non è soltanto un discorso filosofico, è proprio nella concretezza del benessere animale. Certo. Intendevo in questo senso un consiglio pratico, perché poi si pensa che sia sempre una speculazione filosofica parlare di questi concetti. In realtà è una filosofia pratica che, come hai dimostrato tu, c'è stata una scissione di pensiero, no? Certo. Ok, va bene. Vediamo, c'è qualche domanda da parte di qualcuno? Diamo il via alle domande. È estremamente interessante la posizione che, e i concetti che ci hai trasmesso oggi rispetto a, anche a ciò che riguarda le costellazioni e l'approccio che utilizzi, perché leggo e sento nelle tue parole che c'è molta esperienza rispetto a come si muove anche il campo nella relazione con l'animale. Questo per me è estremamente affascinante. Se non ci sono domande, mi piacerebbe che accennassi ancora qualcosa rispetto proprio alla tematica della costellazione con l'animale, perché penso che possa essere utile non solo per gli animali, ma anche in questo caso per ciò che riguarda i bambini. Io ho una scuola
è noto che quello che dici rispetto alla relazione padrone-animale è significativo anche rispetto a quella che è la relazione papà-mamma-figlio, perché se il bambino o l'animale, come hai detto tu, ha un problema, chiaramente si riflette sulla famiglia ed è estremamente essenziale andare a lavorare in modo sistemico. Quindi mi piacerebbe sì. avere delle informazioni in più, se puoi. Sì, in due battute. Allora, io mi sono... sai quando nella vita a un certo punto ti trovi di fronte a un muro, per cui che sono muri di percezione poi alla fine, quindi o fai delle esperienze che in qualche modo ti permettano di andare oltre questo muro, o se no, dal punto di vista anche mio, professionale in questo caso, il muro ti impedisce di migliorare la tua professionalità. E io ho già iniziato a fare ovviamente le costellazioni a me, di me, per il mio sistema familiare, e a un certo punto ho sentito proprio il bisogno di sperimentare questa dimensione con l'animale. E lì, diciamo che è stata professionalmente e tuttora una dei cambiamenti più importanti della mia vita professionale, perché mi ha aperto un mondo incredibile, perché l'animale è una frequenza dentro il sistema familiare, non è un umano, non è un bambino, è un essere di natura che ha un'altra esperienza, quindi porta dentro la costellazione proprio un'altra frequenza, la si sente in maniera molto chiara e molto pulita. E in questo senso è una frequenza di amore incondizionato, non giudicante, perché noi il non giudizio degli animali lo riconosciamo anche nella nostra quotidianità. Quando torniamo a casa, a seconda di quello che abbiamo fatto, non abbiamo fatto, l'animale ci accoglie comunque con gioia, ci viene incontro comunque senza in qualche modo giudicarci moralmente. E quindi lì che io mi sento accolto, no? Ok, allora, mi senti? Eccoti qua. Mi senti ora? Ok, Adesso sì. sei ritornato, benissimo. Stavi dicendo, o avevi concluso? No, stavo concludendo che la frequenza degli animali di costellazione. In realtà loro non sono sempre lo stesso luogo, perché si possono muovere dentro il sistema e anche biograficamente, quindi sia nella relazione con gli animali precedenti, sia con il sistema familiare rispetto agli esclusi, sia nel sistema attuale rispetto alle pacificazioni dentro, fra i componenti della famiglia. Quindi è molto, molto multidimensionale questo tipo di esperienza. Io tutt'oggi ancora sto veramente imparando tantissimo, no? Ormai sono parecchi anni che le faccio, però non esiste una costellazione uguale. Sono un'esperienza molto unica, anche rispetto alle costellazioni sistemico-familiari classiche. Va bene, allora grazie Stefano per questo intervento estremamente interessante e utile, per averci dato anche una tua prospettiva rispetto a questo cambio di visione che è necessario nell'ambito della medicina, nell'ambito del benessere, della presa di cura di se stessi e anche dei nostri amici, compagni di vita pelosi, ecco, che sono estremamente essenziali, non solo quelli domestici, ma anche quelli selvatici, perché compiono una funzione estremamente essenziale nel cerchio della vita. Quindi grazie e al prossimo giro, domani è l'ultimo incontro di Danzare con la Tempesta e ci vediamo alla prossima intervista. Mi senti? Sì, bene, ottimo. Ok, grazie Grazie. Stefano.